Voci di mercato sull'allenatore Viola? Lui smentisce categoricamente. Non so se si riferiva a me o a mio figlio, a questo punto vale tutto. Magari era No, no. interessato a Montella, il calciatore, No, mio no. figlio. Era interessante. Comunque il cambio Diciamo così, ecco. Milan No, non scherziamo, dai. Parliamo di cose reali. Ed è reale l'allenamento del pomeriggio, così come la presenza del patron Andrea Della Valle, del DS Daniele Pradè alla seduta tenuta proprio dal tecnico e dal suo numeroso staff. Lavoro in palestra inizialmente e poi breve seduta davanti al video mentre il pubblico aspetta fuori dal centro sportivo nella speranza di incontrare i calciatori che in realtà sono rimasti ad allenarsi proprio tra le mura del quartier Generale Viola senza andare, come di consuetudine, il giorno prima della partita allo stadio. Dentro la palestra lavora anche Pepito Rossi oggi e continua con il suo lavoro di forza in progressione, seguito anche da Luke Bongiorno e da Stefano Dainelli. Sul campo intanto la Fiorentina torna, altri concetti di Montella. Lo determinano le partite, ma soprattutto gli allenamenti, per quanto riguarda le mie valutazioni. E quindi noi, il nostro primo obiettivo è quello di recuperare tutti i giocatori, oltre che fisicamente, soprattutto mentalmente. Abbiamo queste partite di campionato, questo periodo che ci avvicina al finale di stagione, dove possiamo valutare e devo valutare principalmente questo. Tutto questo dobbiamo fare i punti perché vogliamo quantomeno consolidare questa posizione di classifica e sappiamo che poi anche i risultati portano ad avere un entusiasmo diverso e una tranquillità diversa che talvolta ti porta a esprimerti al meglio. E domani contro l'Udinese ci vorrà un'ottima Fiorentina, anche se i bianconeri hanno perso qualche pezzo pregiato, non sono partiti per esempio Di Natale e Pinzi per la trasferta del Franchi. Giuseppe Rossi proseguirà con il lavoro in palestra nella giornata di domani e poi si recherà allo stadio per seguire la gara. Una gara che, come ha detto Vincenzo Montella, presenta diverse insidie. La formazione di Guidolin è un giusto mix di anziani e, tra virgolette, vecchietti, ma soprattutto può avere anche delle caratteristiche, come è successo in passato nel corso delle gare di campionato e Coppa Italia, che possono mettere in difficoltà la Fiorentina. Tutti sotto esame, però, per vedere poi chi potrà giocarsi la finale di Coppa Italia. Il nostro obiettivo è quello di adesso trovare anche un po' di brillantezza mentale e tutto questo facendo punti perché vogliamo andare avanti in campionato. Con occhio o con un riferimento a una partita importante perché ci si pensa tutti, ma come ho detto anche forse la settimana scorsa, queste partite servono per me per capire nella maniera che vorrò giocare la finale in relazione anche a quello che mi faranno vedere i calciatori fisica e mentale in queste partite, in questi allenamenti e quant'altro.